A voi ragazzi. visto com'è bella la nostra casa, Molto bello, già spazioso, bello, grande. poi quella Sì. tazza, ho visto che ti sei innamorato pure di quella tazza di Hot Pots. Sì, ho un Chissà, fetish. magari un giorno potrebbe essere un regalo. Sarebbe bello, sarebbe. Ho un fetish, però con questa Questa poi stampata ne sopra. parliamo, se ti va. Gabriele, volevo partire subito da Finalmente l'Alba, parlando un po' del tuo ruolo, che è un ruolo abbastanza particolare, perché come il musicista Piero Piccioni, figura un po' ambigua nella storia reale dell'omicidio di Vilma, e che ha poi ovviamente ispirato il film, come ci aveva detto anche Saverio. E, insomma, parlaci un po' di questo ruolo, dell'esperienza, come sta. Avete già parlato con Saverio, quindi, a Sì. Venezia. No, qualche giorno fa con la presentazione che c'è Ah, stata. è vero. Ne avevo Bene. parlato anche a Venezia, però sì. Ok, allora posso dire. Posso parlare adesso. No, beh. Ma è strano perché quello che è successo è che poco prima di essere contattato insomma, dalla produzione per il ruolo di Piero, mi è capitato di vedere un episodio di Euphoria della seconda stagione. Non so se l'avete vista, l'episodio quello sul teatro dove c'erano. Vabbè, un episodio stupendo. E apriva con un'ouverture di Piccioni, Amore mio, aiutami. Ma proprio 2 o 3 giorni prima, no? E me l'ero, diciamo, risentita a bomba in quei giorni lì. È un personaggio ambiguo, ma secondo me perché non è mai stato svelato o non potrà mai essere svelato, diciamo, un po' il mistero che c'è. Poi dalla stampa i tempi fu indicato come un presunto assassino. Sì, è quello il punto. È passato così tanto tempo, è così obsoleto proprio il fatto, il delitto in sé che. Chissà oggi, no? Che c'erano così tante persone quella sera in quella villa, alte sfere del clero, della politica, dell'arte, del mondo dello spettacolo. La sua è una vita molto particolare e ambigua un po' anche di natura, perché comunque è figlio di un altissimo esponente della Democrazia Cristiana che faceva comunque una vita molto dissoluta, no? Da jazzista, quindi nei locali, con le attrici, con le cantanti, cioè viveva un po' questo sdoppiamento anche dell'identità, credo, che è una cosa anche molto nostra, no? Cioè, Nostra della no, vostra generazione, degli italiani. nostra proprio genetica, dico, Ah, culturale, ok. cioè proprio Da questa cosa, nessuno. questa roba da prima cultura, no, da prima repubblica, proprio Ah, ok. italiana, cioè avere questo scarto, no? Questa dicotomia tra appunto un ordine prestabilito, capito, come quello di un partito politico, come la linea, diciamo, di un partito politico che poteva essere la Democrazia Cristiana e uno stile di vita completamente diverso. Ricordiamoci che negli anni 50 il lifestyle romano era ben diverso da quello di oggi, sicuramente più estremo. Con Saverio come avete lavorato, come ti hai trovato proprio su quello che hai detto adesso sul tuo ruolo? È stato più di una settimana di riprese notturne, belle toste, e fino all'alba, appunto, giustamente, in questa villa sopra Tivoli dove eravamo tutti. La cosa che mi piace molto di Saverio è la capacità di, come tutti, insomma, veramente bravi registi sono in grado di toglierti un po' la maschera, nel senso che d'attore tendi un po' per proteggerti o per cercare sicurezza, di cadere un pochino anche nei tuoi cliché, capito? Ci sono delle forme di protezione espressiva che ti fanno fare un po'. Lui riesce a toglierti quelle cose lì e vedere un pochino che cosa ci sta sotto. E quindi indicarti anche con delle micro cambi. La sequenza giusta anche proprio da seguire, capito? Questa conduzione quasi con il personaggio, Sì, interessante. cioè poi ecco, non gliela puoi dare a bere a Ok. Saverio, quindi cioè, non è molto specifico, non è un regista generico, non ti dice fammela ambiguo, fammela cattivo, fammela oscuro. Ti va a togliere le cose e cerca proprio quello che serve. L'attenzione al dettaglio che chiaramente un regista deve avere. Tu invece come ti sei trovato con Alvaro Rohrwacher che nel film interpreta la compagna di, cioè, Alida È Rami? stato breve ma intenso. E, sono trovato molto bene, molto disponibile, molto gentile, simpatica. Era una situazione particolare perché comunque
stare su un set con Willem Dafoe, che comunque ci ho messo 2 o 3 giorni a capire che non era un che non era un errore sogno. non era un errore del Matrix, ma esiste il gatto nero del Matrix, ma era lì, veramente davanti a me, di una gentilezza, di una disponibilità, simpaticissimo tra l'altro. Sembra un vecchio zio simpatico a una cena di Capodanno, Com'è ecco. stato quando l'hai visto la prima volta, il primo giorno sul set? Beh, pensavo fosse un ologramma, però appunto non Cioè, in stavo. questi casi c'è più paura o più voglia di far vedere anche un po'? Ma far vedere, cosa gli fai vedere a Willem No, Dafoe? Ho certo. detto francamente, non è che puoi tanto mostrarti. C'è più il. Non lo so, Volevo magari. sapere, avevo voglia di fargli un sacco di domande. Questa è una cosa che mi capita quando incontro dei grandi attori sul set o dei registi che stimo molto. C'è tante domande, vorrei chiedergli di questo, di quello, di quel film, di quell'attore, quell'attrice con cui ha lavorato. Con lui abbiamo parlato di teatro, pensa, e dell'energia che richiede il teatro rispetto al cinema. Un argomento Sì. non No, superficiale. no, assolutamente. Comunque Defoe viene da un teatro off newyorkese degli anni, fine anni 70, primi anni 80, bello tosto, prima di approdare al cinema indipendente, prima di diventare poi il Defoe che conosciamo tutti noi. Fantastico. Facciamo un attimo un passo indietro. Tu a 23 anni entri alla scuola del Piccolo Teatro di Milano, ti diplomi poi come attore nel 2008. Da quella formazione oggi cosa ti porti? Porto tante cose, la disciplina che non avevo. Che adesso hai. scusa, se non avevi implicitamente, adesso ce Diciamo che l'hai. all'epoca ne avevo veramente poca, anzi proprio latitava totalmente. No, beh, sicuramente 3 anni, 8, 10 ore al giorno, tutti i giorni lì più gli spettacoli disciplinano o sì o sì. Ho avuto, diciamo che ho avuto un corpo docenti che era la vecchia guardia, non c'è più nessuno, infatti adesso sono tutti passati all'altro mondo. Direttore della scuola all'epoca era Luca Ronconi, quindi all'epoca spiccava ancora, diciamo, nel panorama teatrale italiano, non solo. Mi porto tanti mezzi, mi porto tante cose che sto cominciando a capire forse adesso meglio. E che devi anche a quella formazione lì, Assolutamente. chiaro. Assolutamente. E invece, hai parlato ovviamente di William Dafoe, ti volevo chiedere appunto i tuoi attori di riferimento quali sono Allora, e perché. qui apriamo un. Però è un po' come quando chiedi, no, il film preferito, certo, chiaramente ne abbiamo tutti 15-20, però sai, quello che ti viene in mente subito, ecco, è questa stessa cosa da chiedere per gli attori, quei due, tre che. E magari studia anche, perché comunque il vostro è un lavoro in cui Certo. c'è tanta ricerca e tanto studio. Certo. Ma guarda. Cosa ti posso dire? Mi piacciono gli attori, questo un po' in generale, che hanno attori e attrici che hanno dei percorsi variegati. Lavorativi o anche di vita Lavorativi, vissuta? lavorativi, quelli di vita vissuta li ho Li lasciati lasciamo ai miei perdere. 20 anni, diciamo, quando seguivo insomma, gli estremi degli attori. Ma sicuramente come dire, un centro è un riferimento. Passatemi un po' il termine, parlando di divinità, è sempre stato il cinema inglese in generale, quindi gli attori e le attrici inglesi, e Gary Oldman, proprio per la varietà di percorso, per la formazione, per la varietà dei ruoli che ha interpretato, per la capacità di essere estremamente classico, vittoriano e punk. E Sui generi. divergente sui generis, la disciplina, la capacità tecnica di cambiare tra i vari accenti statunitensi come quelli britannici, e l'espressività, la capacità di dar corpo veramente a Beethoven, Churchill, Sid Vicious e Oswald, penso che sia forse inedito nel mondo del cinema. Invece da spettatore. Che registi ti piacciono? Uno con cui vorresti lavorare Paul Thomas domani? Anderson. Tutti, quanti hanno risposto Paul No, Thomas in realtà forse Anderson? sei il secondo, da me. Davvero? Chi Eh era il primo? sì, No, non me lo dire. non lo diciamo chi è il più inflazionato, però lo puoi No. immaginare, dai, qualche italiano che Sorrentino, per ora, Garrone. Ma ti posso dire una esatto. cosa? Io, questa è una domanda che mi fanno. Cioè, io lavorerei teoricamente con tutti. Cioè, mi piace pensare di poter lavorare con un ventenne, capito? Non so come dire, Senza che pregiudizi. sì, perché
Tanto alla fine no, che cos'è una novità? Nel senso, nessuno. La sorpresa di qualcosa che arriva neanche ti aspetti. È ovvio che lavorare su un set con un signor Garrone, un signor Sorrentino, un signor Virzì, un signor Amelio, Bellocchio, ha capito tutto quel. Sono esperienze che secondo me i colleghi con cui parlo sono, ti cambiano, ti formano, ti accendono delle. Ti creano delle epifanie. Però l'idea di lavorare con un giovane regista o una giovane regista, non so, mi è piaciuto molto Amanda della Cavalli, mi è piaciuto molto Patagonia di Bozzelli Bello, e certo. mi viene in mente, capito, che bello sarebbe anche, come dire, seguire un percorso insieme, no? Cosa faceva Paul Thomas Anderson, cosa fa, soprattutto prima, seguiva certi attori in vari Quello che per esempio ha progetti. fatto anche parlando di Sorrentino con Servillo, Esatto. dall'Uomo in più del 2001, che Servillo ai tempi era più un attore di teatro, se l'è portato poi chiaramente Esatto. Sì, c'è una finalmente. familiarità, una confidenza che poi diventa un codice, Sì, no? sì, Con sì. cui puoi, come dire, scandagliare tantissimi generi, tantissime tematiche. Questo, cioè, il dialogo. Adesso, per esempio, stiamo preparando un film e con il regista, c'è questo tipo di dialogo. Ci vediamo a Piazza Vittorio a fare gli aperitivi o a cena e parliamo, 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 parliamo. Ed è Dice. lavoro anche quello. Sì, a me piace molto parlare in generale con i registi. Cioè, se ti devo dire, aprire un discorso con un regista sconosciuto, un'opera prima, e crescere insieme piuttosto che trovarmi sul set di un regista blasonato il giorno 1 e non dialogare, preferisco la prima opzione, ecco. Mi piace proprio. Allora, facciamo sempre un gioco qui al corner, lo faccio anche a te, però con te voglio essere addirittura più buono. Domani devi andare su un'isola deserta e puoi portarti due film, due Pensavo cassette. due Sicuramente ne persone, chiediamo avevo già uno, la no? risposta. Beh, c'hai un proiettore e due cassette, due DVD con i due film. Quali ti porti? Solitamente ne faccio scegliere uno, però Sei penso. carino, sei molto carino. Allora ti dico in inglese o in italiano, che poi No, puoi faccio scegliere tu, sul. però ricorda che li devi vedere tutti il giorno, quindi insomma devono essere, sai, quei film Ok. instancabili. Il petroliere, There Will Be Blood e My Own Private Idol. Belli dannati di Gus Van Sant. Molto bene. In chiusura ti volevo chiedere, Gabriele, se ci parli un po' del tuo prossimo progetto, il figlio del secolo, Anne, il figlio del Eccola. secolo, del Golden Globe, Joe Wright. Interpreti il generale fascista Farinacci, cioè Gerarca. esatto, che è il collaboratore di Marinelli, uno dei Uno dei collaboratori. collaboratori Marinelli, sì. Diciamo che al centro c'è Benito Mussolini OM. E intorno è come se come a cerchi concentrici si allargassero poi la parte, diciamo, di arditi di camicie nere che poi sono diventati, hanno preso tutti i posti di rilevanza nel governo, nel regime fascista. Nella cerchia stretta c'erano Farinacci, Balbo, Rossi, Grandi, erano. Qual è la domanda su una No, se ti specifica? volevi parlare del progetto senza Del poter. progetto posso parlare senza parlare. Però, allora, vabbè, è stata un'esperienza grandiosa, ovviamente. E Marta lo sa, abbiamo parlato tanto. Tanto, ma neanche così tanto, poi nei dettagli, no? Un cast strepitoso. Sembra tutto bello, no? In realtà è Sembra tutto stato. troppo bello e Sembra quando sembra tutto. tutto troppo bello poi C'è c'è qualcosa che qualche non però va. che non si Beh, dice. diciamo No, che scherzo. la tematica in sé è stata È tosta, è effettivamente. tosta, quindi meno male che tutto l'intorno è stato positivo. Insomma, un capitano come Luca mette anche alza l'asticella della Alza temperatura a dei livelli molto interessanti, anche umanamente è stato un incontro stupendo. Ma un po' con tutti, siamo ancora nei gruppi, abbiamo tre gruppi WhatsApp dove continuiamo a mandarci delle stronzate, a ridere, a scherzare, ci si vede. Si è creato un un po' bel clima. un bel clima. E avere Joe Wright come comandante, la sua crew, Seamus McGarvey, la fotografia, Pete e gli altri, è stato anche quello veramente formativo. Sembrava di andare sul set e girare. Come dirti, in una stanzetta quando invece eri a Caracalla a girare con i crane con una tranquillità incredibile. Chiaramente c'è la responsabilità di portare un discorso
purtroppo anche oggi di molto presente, attuale, e spero veramente, al di là di, diciamo, della lavorazione, della qualità, che non dubito essere altissima, almeno per quello che ho visto, inedito, e quindi anche un grande privilegio esserci. Spero che, insomma, giri abbastanza per far parlare in un certo modo. Che è quello che poi serve, alla fine, Sì, che è quello quando ho un che prodotto. sicuramente un inno antifascista, ecco. Se posso dirlo, lo posso dire? No, devi Antifascista? dirlo, dai, certo che lo Lo puoi dire. posso Puoi usare dire? però la sigla di sempre. Ma hai visto invece qualcosa di bello ultimamente? Al cinema? Anche a casa, magari in qualche piattaforma? Allora, vediamo, aspetta, ho visto qualcosa di bello. Ma devo dire qualche titolo Già questa nuovo? riflessione non promette bene, No, perché ho vabbè, vissuto solo io. sono andato più volte a vedere Poor Things. Più volte. Più volte, sì. Anche a te è Tre. piaciuto. Eh? Anche a te è Sì, a me è piaciuto. piaciuto. A me è piaciuto molto perché mi piace molto la provocazione che c'è sotto, il fatto che sia un film. Ho trovato un film, un'opera profondamente femminista, però non in maniera cieca, un po' stupidino, mainstream. Per esempio Barbie è quella roba lì, no? Peraltro, insomma, prodotta da un conglomerato come può essere Mattel. Ho trovato fuori, dalla grazia di Dio, Emma Stone, che amo la follia se possibile più di prima, Mark Bellissima Ruffalo, Mark Ruffalo, sì. Guido, Però insomma è ho visto qualcosa adesso che, porca miseria, cosa ho visto? Ho pensato molto Palazzina Laff di ah sì, Riondino come Riondino, opera prima. noi l'abbiamo seguita a Roma. Ho apprezzato molto proprio l'operazione, mi ha fatto piacere questa tripletta Cortellesi, Riondino e Albanese con 100 Cento Domeniche. domeniche, sì. Mi ha fatto molto, cioè, anche questa, mi piacerebbe tornassimo anche un pochino più alla A un cinema popolare, diciamo, verso di inchiesta, ma in realtà non è neanche l'inchiesta, neanche però d'inchiesta, però di di sensibilizzazione sensibilizzazione. anche sociale, civile, capito? Piuttosto che insomma, un ritorno sempre alla borgata di Roma. Questo forse non lo devo dire perché vende ancora la borgata di Roma, la periferia romana. Invece no, quello è tra l'altro in tre luoghi diversi, capito? Nord, centro e Sì, sud. esatto. Cioè, trovo utile un cinema che fino agli anni 70, 80 noi avevamo molto presente, poi l'abbiamo un po' dimenticato per raccontare delle dinamiche che poi sono sempre le stesse, la Sì. criminalità E è questa, ma invece però in lì qualche forma è. sta tornando, diciamo, nonostante questo. Sì, anche quello di Albanese non è un film che ti direi perfetto nella fattura, però lo trovo veramente necessario e mi ha emozionato tantissimo. Cioè mi ha proprio emozionato, mi sono rivisto, cioè, ho rivisto anche delle dinamiche che ho vissuto da ragazzino, capito, in fabbrica, così. Cioè, delle tragedie vere dell'individuo, Sì. non della tragedia sempre dell'estremo o di uno Tragedie stereotipo. tangibili, sociali, concrete, Sì, reali, sostanzialmente. è veramente un interno, uno spaccato di un interno familiare molto, molto, molto interessante. Secondo me è necessario. Gabriele, grazie mille. Adesso noi finiamo l'intervista, vado a chiamare Paul Thomas Anderson e gli dico, faccio il tuo nome per il prossimo film. È Penso non ci siano stato problemi perché. lo preallerti, vediamo un pochino con le schedule perché sono comunque ancora però sì. Perché Però in caso ci fai un pensierino, dai. no? Chissà se mai verrà, capito? Qui. Gabriele Falzetta al corner, grazie Gabriele. Grazie a voi, ragazzi. Molto gentile.